Veramente qua c'è tanta attesa, più della MX2. Intanto ciao a tutti e mi raccomando, mettetevi comodi sul divano perché ragazzi vi sta aspettando una prima manche della MX1 veramente adrenalinica. Comunque quest'anno ci sono tantissimi piloti che vogliono arrivare davanti e davanti ne arriva uno solo. Eh sì, questa è la classe regina, la MX1, la 450, è la terza stagione, se non ricordo male, che si annuncia storica per i nostri colori italiani, perché c'è tanta attesa, diciamo, sul fronte agonistico, a partire con la nostra coppia storica del nostro motocross nazionale. Stiamo parlando del campione in carica Antonio Cairoli, del primo campione della storia dell'MX1 David Filippa. Antonio Cairoli, ricordiamo, il campione da battere, 4 titoli, 2 consecutivi in MX1, a grande velocità, a questa grande tenuta fisica, psicofisica sulla distanza, e lo ha dimostrato più volte, è un campione completo. Cairoli quindi punta alla riconquista del titolo in MX1, ma il mondiale MX1 si presenta ancora una volta, come ha detto Michele Fanton, difficile, molto combattuto. Si corre, pensate, contro, facendo un conteggio così veloce, 18-20 piloti che hanno vinto almeno un gran premio in carriera, e questo la dice lui. Bravissimo Momo, hai fatto bene a ricordarlo, perché in questa categoria, soprattutto quest'anno, abbiamo un sacco di piloti che in teoria, sulla pratica, sulla carta, possono vincere ogni manche, ogni gran premio, per cui ci sarà dei vincitori diversi e ci sarà una lotta, io credo, fino all'ultimo gran premio. Quest'anno veramente Cairoli dovrà tirare fuori il meglio di se stesso, lui, il suo team, la sua moto, che in questo 3.5 ha dimostrato veramente di essere competitiva. Sicuramente ci sarà anche il nostro David Filippaio, perché quest'anno vuole, a grande sete di riscatto. Abbiamo anche il nostro Davide Guarneri, che con il nuovo team, con la Kawasaki, molto motivato, e nelle prime prove internazionali ha dimostrato di avere maturato qualcosina in più in questa categoria, per cui siamo veramente contenti, perché siamo rappresentati da grandi campioni quest'anno in Italia. Da tenere d'occhio il belga Clément Desal, secondo l'anno scorso, vuole, l'ha dichiarato più volte, vincere il titolo della classe regina, la MX1, e ricordiamolo, è l'uomo di punta della squadra Suzuki. Ha raccolto la passata stagione 11 podi su 15 gare, quindi nel 2010. L'ha già ricordato Michele, temibile avversario di Tony, DP19, David Filippa, campione mondiale della stagione 2008, quarto nel 2009, terzo nel 2010. L'anno scorso ha corso con la Yamaha testa girata, una moto completamente nuova. Quest'anno il pacchetto tecnico è collaudato, è più affidabile. Hanno cambiato le sospensioni, non hanno più Hollins, e allora, diciamo, Davide carico e motivato nel nuovo team Rinaldi Monster, che ha visto l'arrivo anche di Frosam. Adesso ascoltiamo Maximilian Nagel. Dice: ieri sono riuscito a fare una buona gara perché sono riuscito a partire bene in testa, questo l'abbiamo visto nel corso della stagione, l'uomo shot. Però la caratteristica fondamentale è che lui l'anno scorso correva con 4.50, quest'anno ha scelto la 3.50, la scelta di Cairoli, Michele. Infatti, evidentemente quest'inverno ha voluto provare in modo più costante questo 3.5, e da detta dei suoi meccanici ha capito che questa è una moto che ha un grandissimo potenziale, si trova meglio, e infatti quest'anno ha deciso di correre con questo 3.5 perché è convinto di poter ottenere un buonissimo risultato. Abbiamo visto per un attimo Steven Frossari, il francese che arriva dalla MX2 ed ha fatto vedere grandi cose internazionali d'Italia vincendo. It's pretty easy and sì, dice, il tracciato è molto facile, Tony. Però devo cercare di vincere la prima gara. Sono diversi piloti che hanno la medesima velocità. L'importante per me è cercare di fare una buona partenza. E chi ha potuto assistere agli internazionali d'Italia che sono conclusi, abbiamo visto un Cairoli che non ha perso l'abitudine a partire bene, perché è sempre riuscito a partire davanti. Incredibilmente dovremmo chiamarlo Tony Cairoli Whole Shot, perché ogni manche che dove è partito, veramente, se non era primo era al massimo il secondo posto, per cui evidentemente lui ha uno scatto fulmineo, ha veramente
veramente veramente parte sempre bene. Adesso andremo a vedere un po' cosa succederà. Abbiamo visto lo schieramento pole position con la grafica in sovrimpressione per Stemmen Frossar. Stemmen Frossar, lo ricordiamo, che ha soffiato, il caso di dirlo, il campionato internazionale d'Italia ai nostri due campioni, a Tony e David, e ha dimostrato, Michele, correggimi se sbaglio, che non vuole essere un semplice comprimario, e quindi sarà un po' da tenere d'occhio. Intanto le ragazze Monster scodinzolano prima della partenza. Questo è Clément Desal, è un avversario duro. C'è anche Maximilian Nagler, uno sguardo veloce alle prove del sabato. Match di qualifica sotto il segno del rookie, il debuttante francese del team Rinaldi. Stemmen Frossar in gran forma, Frossar ha dominato la qualifica in testa alle prime curve, allungato, andando a vincere e conquistare la prima pole position per la Yamaha, rifilando 6 secondi a Bobrishev, il pilota russo del team di Paolo Martini. Questo è Davide Filippars, 7 secondi Desal, 9 secondi a Nagel, 10 secondi il campione in carica Tony Cairoli, che ha chiuso in quinta posizione. Quinto Cairoli, sesto Filippars, settimo Guarneri. L'ultimo giro c'era in quarta posizione Guarneri, Cairoli e Filippars hanno fatto gara in rimonta, sono arrivati sotto, hanno sorpassato Guarneri proprio l'ultimo giro e hanno chiuso in ordine i nostri tre italiani, Cairoli, Filippars e Guarneri, rispettivamente quinto, sesto e settimo. Posizione Ramon, nono Straibos, Barragan lo spagnolo in 14esima posizione, Bog 12esimo, 13esimo la TM Berloni di Pesaro con Tannen Leo, Alfie Smith con la Priglia, la casa italiana, in 30esima posizione. De Dijker e Mark De Ruwer, De Ruwer è caduto e De Dijker ha chiuso in quart'ultima posizione, però mi sembra che ha rotto la marmita. Quindi Cairoli ottimo quinto posto dopo una bella rimonta insieme a David Filippars, che è riuscito a seguire e tenere il passo di Tony. L'anno scorso, attenzione, il miglior giro, il terzo giro, il best lap in 1.54, e qua il miglior giro l'ha fatto registrare Filippars in 1.49.73, secondo miglior tempo Clément Desal 1.49.77, ma abbiamo visto i piloti dell'MX2 che sono scesi ancora con i tempi. Infatti hanno abbassato ancora rispetto alle prove di ieri, e per cui dovremmo aspettarci dei giri ultra veloci, perché la pista comunque non è scavata, non ci sono delle grosse buche, molto scorrevole. Adesso sicuramente nei primi giri sarà un po' umido perché l'hanno bagnato un po' per evitare la polvere, e poi io credo che verso metà gara vedremo veramente delle cose stupefacenti, perché questi piloti stanno lottando con il coltello fra i denti, tanti pretendenti al titolo, tutti che vogliono vincere, ci sarà da divertirsi. E allora, occhi puntati al cancello di partenza, adesso l'occhio cade sulle ragazze della Monster, le Monsterine, però attenzione perché siamo pronti, l'attesa è finita, torna il campionato mondiale classe MX1 in diretta in esclusiva sugli schermi di Sport Italia. Il motocross MX1 è la massima espressione del fuoristrada, dell'off-road, del tassello che fa presa. Sevlievo, primo round, Bobrishev carico di fianco a Stemmen Frossar, che lo dobbiamo dire, è una gradita sorpresa all'Internazionale d'Italia, li ha vinti, lui ha battuto i nostri due campioni, Tony e David, però insomma adesso cambia la musica, le manche sono da 40 minuti, Nicola è pronto, guarda l'orologio, tutto è pronto perché adesso veramente diventa vera la gara e la sfida inizia. 15 gran premi, tutti da seguire in diretta in esclusiva su Sport Italia. È iniziato il countdown, il conteggio alla rovescia, 15 secondi al via, sale la tensione, ready to rumble, pronti a rimbombare con Frossar che ha fatto la pole nella manche di qualifica del sabato, un gradito ritorno alle onda di Paolo Martini e poi i nostri due campioni Cairoli, Filippars e Guarneri, in bocca al lupo, fuoco alle polveri, vediamo chi c'entra lo shot là davanti, è una Suzuki Desal, attenzione, grande partenza, c'è anche una Yamaha Monster, è Frossar in testa, potrebbe, sì, Frossar, Desal, Cairoli se non sbaglio in terza posizione o Nagel? No, è Straibos, mi sa che è Straibos quello che adesso è in testa, non è Desal, infatti è Straibos, secondo Frossard e terzo mi sembra Ramon. Grande battaglia, si apre la stagione mondiale, quella che conta con Clément Desal, attenzione, teniamo d'occhio i nostri Cairoli, Filippars, adesso il gruppo si allarga, la mandria di acciaio, avete visto, aggredisce queste prime curve, grande bagarre, pronti via, Frossar non molla, mamma mia, grinta, giù, gas spalancato in discesa, interno
per Frossarde. Vada avanti Michele. Vada avanti Frossarde, ragazzi, questo qui è un pilota che l'ho visto internazionale d'Italia quest'anno, ha fatto vedere delle grandi cose, grande ritmo, veloce, determinato, soprattutto in questi terreni duri, senza difficoltà, senza grosse buche, senza grosse canale, per cui ragazzi Frossarde qui se si invola saranno cavoli amari anche per il nostro Tonino, che non lo vedo tra i primi. Adesso staremo a vedere in che posizione si trova. Velocità atomica di Frossarde in queste prime battute della gara, incredibile, ha centrato la partenza Kenny Stribos, giustamente all shot, però adesso bisogna tenere d'occhio perché il gruppo si sta sgranando. Adesso i piloti hanno la possibilità di fare le proprie traiettorie con Frossarde, che non ha lasciato nulla di intentato, ha capito che per andare via deve partire davanti. Cairoli in questo momento in nona posizione, Guarneri in decima, subito c'è Barragan, Tanelleuk tredicesimo, Philippas non è nelle primissime posizioni. Attenzione, Philippas è dietro, infatti sedicesimo, eccolo qua. Ah, tutta in salita la gara di David. Forza, forza ragazzi italiani, c'è ancora tanto tempo a disposizione. Camera on board, l'abbiamo capito, sul nostro portacolori della Yamaha Monster, David Philippas, con i piloti che scappano via, con Frossarde che è stato bravo a prendere il comando subito di questa prima manche, però tutti gli altri adesso sono costretti a inseguire. Adesso qualche giro di riscaldamento e poi si parte l'attacco. Esatto, ma intanto Frossarde sta forzando il ritmo, sta subito allungando su Massimiliano Hagen che è in seconda posizione. Intanto vediamo cosa è successo, deve essere caduto qualcuno, non riusciamo a capire chi sia, il numero 555 è Irving Graeme. C'è una caduta e anche lì coinvolge qualche altro pilota come Alfie Smith con la Aprilia sfortunata, la casa italiana. Vediamolo davanti la battaglia, Steve Ramon che sta ritornando sui primi, insomma c'è tanto giallo, guarda. Mamma mia, anche Desale all'esterno cerca di superare subito Stribos e ci riesce in questa sezione di whoops. Ramon in terza posizione, quarto Desale, addirittura Desale supera Ramon all'interno di questa curva, incredibile Desale, che determinazione ragazzi. Teniamolo d'occhio, Clément Desal è l'atteso perché non l'abbiamo potuto vedere internazionale d'Italia, si è allenato fuori, anche per lui c'è stata una parentesi in America, però sono tutti piloti da seguire perché qua il livello è molto alto e poi soprattutto si guida moto con potenza, con cavalleria, tanti cavalli. Frossarde è ancora il leader davanti, guardate la battaglia per la seconda posizione, Stribos, Nagel, Steve Ramon, sono tutti attaccati e siamo soltanto all'inizio, Michele. Ma incredibile, avevo già anticipato l'inizio, qua ci sarà da divertirsi, adrenalinica. Intanto il nostro Tonino è ottavo posto, settimo il nostro Guarneri, per cui grande Italia qui davanti, ma ragazzi qua ci sarà veramente da divertirsi. Ragazzi guardate che battaglia, un Tony Cairoli che è passato all'interno, si è pulito un attimo gli occhiali, intanto la regia ritorna su Philippas che recupera, undicesimo. Ragazzi sta spingendo il guerriero, sta ritornando sui primi, gran bella gara, i nostri sono dietro ma hanno tutto il tempo per poter recuperare, naturalmente qua devono tirare fuori la grinta ma soprattutto la tecnica dei canali, delle traiettorie. Philippas si è dimostrato a suo agio con questa Yamaha pacchetto 2011 e subito è riuscito a ritornare sui primi e qua è pronto a infilare già gli avversari. Ma incredibile Davide, che determinazioni, in solo due giri addirittura ha già raggiunto Stribos che era partito in testa, deve aver commesso qualche errore perché Stribos addirittura adesso si sta a difficoltà a mantenere la posizione. Intanto il nostro Davide è undicesimo, sta già attaccando Bobrishev che mi sembra che è lì davanti, il nostro Tonino è in ottava posizione, settimo Guarneri, intanto Frossarde ha già girato in 1.51 subito al primo giro, Nagel anche lui in 1.51, Desale 52, Ramon 55, 56 Kevin Stribos, con Calves in 55, Guarneri 53 e anche il nostro Cairoli in 53, grande. Antonio Cairoli ce lo fanno vedere in questo momento, ha dei piloti davanti a lui, con Calves, qua c'è un errore, ci voleva. Deve aver preso un colpo al ginocchio. Sì. Sfortunato in questa manovra, questo tentativo di avvicinarsi. Speriamo non sia nulla di grave per Tony, che inizia un po' in difficoltà questa prima manche del Gran Premio di Sarajevo in Bulgaria. Vediamo tutto l'esterno, la regia non perde l'inquadratura sul 222. Tony Cairoli, ricordiamo, classe 1985. Adesso noi ci fermiamo un attimo, linea regia, ma poi rientriamo subito per seguire in azione i nostri Cairoli e Philippas.
Rientriamo in diretta con il Gran Premio della Bulgaria, classe MX1. Tony Cairoli ha picchiato forte il ginocchio sinistro nelle immagini prima. Adesso dobbiamo tenere d'occhio il monitor dei tempi e cercare di capire se c'è un danno, se c'è una lesione al ginocchio. Speriamo non sia nulla di grave. Non avete potuto vedere la faccia di Michele Fantò quando ha visto il ginocchio picchiare Cairoli, lui che è un ex pilota e soprattutto ha subito tanti infortuni, però adesso dobbiamo guardare e cercare di capire se non è nulla di grave, Michele. Ma io spero, perché comunque nell'impatto che ha avuto la moto gli si è impennata e ha prima picchiato giù la gamba e poi la moto è scesa sul terreno, per cui ha subito tutto il peso.